ci troveremo adottati da una famiglia di TV Man. Ma per poterlo fare dovremo superare un sacco di sfide difficilissime. Saremo dei TV Man adatti? Scopriamolo! Gegeno, ma che cosa stai facendo? Cosa sono questi rumori? Oh, mi sto allenando, lo sai? I TV Man vogliono solo figli muscolosi, non pappa molla. Tu secondo me hai qualche problema con le rotelle, Gegeno. Cosa stai dicendo? I TV Man non vogliono figli pappamolla, vogliono figli muscolosi. Ma che non sei un TV Man? Mi puoi aspettare un attimo, che mi sono sforzato troppo, mi sono cagato addosso. No! Vabbè, Gigino, dai, devi spiegarmi un attimo questa cosa. In che senso? È perché stanno cercando nuove reclute. Io mi sono rotto un po' le palline di essere lo Shrekking. Ho voglia di cambiamenti. Cioè, tu non vuoi più essere lo Shrekking per essere un TV Man? Ma questa è una notizia shock! Vabbè, allora io direi, quindi che dobbiamo fare per essere adottati? Non lo so, dobbiamo cercare intanto un TV Man nella mappa e vedere dove sono. Dobbiamo cercare un TV Man? Cavolo, ma la mappa è veramente gigantesca! Allora, intanto qua ci sono dei cessi dorati, guarda se... Oddio! Ma posso sbloccare? No! Cioè, ma se clicco sui cessi dorati e posso sbloccare delle morte bello! Ma che belle che sono! Ma quanti cessi ci sono, oh mio Dio! Ma poi effettivamente sono veramente un sacco! Solo che ce ne sono tanti, no? Ma adesso noi non è che ci interessa così tanto trovare tutti questi cessi, perché non è il nostro obiettivo principale! Il nostro obiettivo principale è quello di trovare questo TV Man pronto per noi, per fare questa nostra richiesta! Ma quindi tu vorresti diventare un suo figlioletto? E dimmi un po', come pensi di convincerlo? Perché io non credo che tra tante persone scelgano proprio te! Cioè, guardati un attimo! Ma allora, io intanto vado lì e gli faccio vedere i miei muscoli. Poi si dice che non sono abbastanza. Gli provo a dare 5 euro, spero che accetti. Ma io non credo funzioni così, Gegeno. Non puoi comprarti un'adozione. Cioè, è una cosa un po' brutta. Però me li dovresti prestare tu i soldi, perché io non ce li ho. Vabbè, io comunque ho dato un attimo una cosa. Se guardi là in fondo ma siamo in olio? Siamo nell'olio? Ecco, perché ora si spiega tutto. Tutte queste cose non erano mai possibili. Soltanto in olio. Vero. Soltanto in olio, narrazione. Ma dov'è sto TV Man? Non lo trovo! Beh, qua c'è il G-Man, quindi io me ne andrei alla svelta. Sì, muoviamoci. Ah, Max, ma poi un'altra notiziona clamorosa. Una notiziona? Sì, vedi quest'asta da selfie? Finora è stata inutile, ma adesso mi servirà perché sono diventato un influencer. Ma in che senso sei diventato un influencer, Cicino? Non mi dire che hai aperto un profilo Instagram. Non ci posso credere, ragazzi. Gigino ha aperto un profilo Instagram. Se volete il profilo di Gigino, seguitemi tutti quanti su Instagram, maxrandom_real. Troverete il tag del profilo di Gigino nelle mie storie. Andatelo a seguire, perché cosa vuoi fare? No, non te lo posso dire, sarà troppo epica. Va bene, quindi lo scopriremo soltanto se adesso andate sul mio profilo Instagram e andate a seguire Gigino. Ma dovete ovviamente seguire anche me, mi sembra ovvio. Comunque, Dio, eccolo il TV Man. Dove? Qua c'è scritto It's a noob. Ma vieni qua, non sei un sì, sei un noob. Qui c'è il TV Man gigante. Ma da quando ha le ali? Ma non lo so, questo è un super titan TV Man. Vai a parlare tu. È un uccello, aspetta che mi vado a parlare. Vai a parlare. Amico mio, allora praticamente io voglio essere tuo figlio, posso? Quale buon vento vi porta qui? Perché dovreste essere voi i prediletti per essere i miei figlioli? Gigino, perché dovremmo essere noi i prediletti? Intanto perché sono l'uomo più muscoloso del olio. E poi perché sono molto figo. Sì, non credo siano requisiti validi, ma vediamo che cosa ci dice. Le parole contano poco, amici. Avete bisogno di superare delle prove di estrema difficoltà. La prima è di trovare un morfo in tutta questa mappa. Uno rarissimo. Un morfo rarissimo? E quali sono, scusa, i morfo rarissimi? Non sono tutti uguali? No, Gigino, evidentemente ne dice uno in particolare. Io non so quale. Aiuto, di che morfo si tratta? Ovviamente un morfo a tema TV Man. Buona fortuna, avete solo 5 minuti. 5 minuti? Ma sono pochissimi! Porca miseria, sai che sono pochissimi! E ora, Gigino, dobbiamo dividerci per forza e metterci a cercare le morte finché non troviamo un TV Man! Secondo me noi dobbiamo uscire dagli schemi e pensare come un TV Man. Cioè, dov'è che ti metteresti tu?
un TV Man si metterebbe in un posto in cui è possibile guardare la televisione. Vero, vero, e in questa mappa ci sono questi posti? Io non ho la più pallida idea. Io immagino che magari ci possa essere qualche negozio. Vedi se c'è qualche negozio. Intanto sto trovando schermitori tutti strani, Anch'io ho visto pure una Among Us e non so perché. È veramente molto sospetto. Vabbè, ma c'è uno shop? D'altronde siamo nell'olio. Intanto sto trovando schermi di toilet minecraftiani, roba strana. Ti consiglio di non entrare in un WC pubblico perché finisci in un buco e non c'è niente. Quindi non c'entrare. Va bene, io sto trovando... Cos'è questo posto? Oh mio Dio! Dove sei finito? Ho trovato lo Spiegelman! Ma il TV Man ancora no! Ho trovato l'elicottero! Cos'è sta roba? Non lo so, io sto trovando solo schibidi stupidi! Va bene, intanto qua sono finito in un laboratorio segreto! What the fuck? Io sono entrato in un... Oddio, sono in altissimo! Oh mamma mia! Dai che lo troviamo, un TV Man! Dai, prima o poi dovremmo trovarlo per forza! Intanto il tempo sta scorrendo! Sono quasi passati 3 minuti, sono morto! Fammi vedere se c'è qualcosa qui, ma che Oddio, cos'è sta roba? È stranissima! Ma cos'è? Ma è un parco giochi per schibidi? Esatto, l'hai capito proprio bene! Solo che non sto trovando niente! Dove sono i TV Man? Il tempo scorre! Ma questo è un cervellone, ma non c'è niente qui! Dannazione! Qua c'è un doggo. Da dove cavolo è uscito sto coso? Non lo so, ma mi ha preso e mi ha fatto un jumpscare. Sono indietrissimo! Allora, Regino, manca soltanto 1 minuto. Non so se sia chiaro. Zio pera. Io sto sbloccando letteralmente tutte quante le morph, ma non c'è traccia di un TV. È veramente una sfida difficilissima questa, allora. Ma non è che ci sta trollando e non esiste? No, esiste per forza, dovrebbe esistere per forza. Ho trovato uomo pianoforte, ma che cos'è? Anch'io l'ho trovata, è molto ganzo, devo dire. Sì, ganzo fino a un certo punto, perché io qua sto avendo un po' di ansia, devo essere sincero. Oh, lo sciopazzato è forte, adesso ce l'abbiamo. Eccolo, vai. Sì. Mamma mia, io sto chillando in tondo. Ma sei questo coso qua? Esattamente. Va bene, allora vediamo, speriamo che ce lo fa andare bene. Dobbiamo correre perché ormai il tempo è finito. Eccoci qua, TV Man! Siamo tornati! Guarda, siamo pronti per poter diventare i tuoi figlioli? Yes, sir! Tu sì, mi sembri un TV Man! Un po' particolare, ma è comunque la testa a forma di TV! Ma l'altro cos'è? Che spara questi lanci blu dalle braccia? Non mi sembra una TV! Ci sono stati dei problemi, però guarda, la forma è più o meno quella! È vero, è simile, dai, potrebbe andare bene comunque, dai TV Man, dai! Per favore! No, non basta! Però non voglio abbandonarvi completamente, perché secondo me avete del potenziale. Ora dovrete superare un'altra sfida, ovvero disegnarvi nel modo in cui vi immaginereste da TV Man. Cioè, io devo disegnare come voglio essere, ma io non so disegnare. Gigino, questo è il bello, devi imparare adesso, perché cavolo, sennò siamo fregati. Andiamo subito su Doodle Transform e vediamo di fare quest'opera d'arte. Eccoci qua, Gigino, sei pronto a creare la tua opera d'arte? Mi raccomando, devi creare la versione di te stesso, ma sotto forma di TV Man. Certamente, io sono un fenomeno più o meno. Mi raccomando, impegnati. Cerca di farlo il più bello possibile. Tranquillo, guarda che io ho studiato arte anni. Va bene, io lo voglio sperare, perché se no siamo messi veramente molto molto male. Allora, io direi di iniziare molto soft. Guarda, io ti faccio la mia televisorina, vedi, sistemata. Poi, dato che io sono Max, no? Quindi devo fare le cose alla Max Random. Adesso ci andiamo a mettere un bel MR giallo proprio dentro al televisore. Ma non c'è un tasto per controllare tutto direttamente? Mi sa di no. Ma dannazione, cioè mi devo mettere veramente a controllare
controllerò io tutto piano piano per i fatti miei? Esattamente, bello. Vabbè ragazzi, si fa, non fa niente. Tanto dobbiamo colorarci anche, perché se non ci coloriamo poi è la fine. Ok, allora, poi dentro ci facciamo la maglietta, ci facciamo dentro al TV tutti quanti rossi, e non dobbiamo... Ah, è vero, non possiamo farlo troppo grosso perché abbiamo soltanto 5.000 di spazio a disposizione. Sì, devi stare attento comunque. Cavoletti, allora sì, vabbè, allora riempiamo questo perché questo va riempito per forza. Ma posso sapere a te come sta andando? A me molto bene, io ho iniziato dalle gambe e adesso sto facendo la TV. Ah, bene, ma immagino sia bello, no? Mamma mia, è una cosa clamorosa. Ma una domanda, ma la faccina tu la fai felice o la fai triste? Io l'ho fatta felice, perché io solo devi essere felice di essere un TV man, no? Perché quello secondo me guarda anche questo, è molto importante. Vero, però io dentro di me non sono felice. Cosa? Perché no? Perché sono successe tante cose nella mia vita. Cosa è successo, Gigi? Racconta, siamo qui per te, non c'è problema. Perché ieri sera ero fuori e ho guardato in alto. Hai la messo l'alieno? No, la luna era rossa. Gigino, ma come era rossa? Ma la luna non può essere rossa. Ma poi non era solo rossa, era pure quadrata. Ma come può essere la luna essere... Ma no, Gigino, la luna io, quadrata. Io poi ho iniziato a farmi problemi. Pensavo di essere in una simulazione di Minecraft. E per quello ho dato una testata. Ma adesso un bernoccolo per questo il cappello. Io non ho parole, cioè io non so più veramente come esprimermi. Non so proprio... Vabbè, lasciamo perdere comunque. Tutto a posto. Vabbè, io intanto la mia opera d'arte sta andando benissimamente avanti. Guarda, ti dico anche una cosa: mi faccio anche i capelli ricci, così sono ancora più io. Quindi, mamma mia, fighissimo. E io direi che io ho quasi finito. Ho finito anche il mio. Fammi un po' vedere, vediamo un po'. Eccomi qua. Cos'è? Dov'è il TV man? Non lo vedo. Al centro c'è la TV, sopra c'è il cappello e sotto i piedi. E cos'è quella cosa che... cos'è quella cosa che sta scendendo dal sedere? È la cacca. Masca, ma perché stai cacando? Ma che... sai che se ti presenti così a quel TV man, quello ti manda a quel paese? Ma secondo me no, guarda le scarpe quanto sono fashion. Ma poi vedo che cioè al posto della faccia ti sei scritto il Gigi. Devi mettere una faccia, qualcosa. Eh no, perché questo è il mio profilo Instagram, così mi sponsorizzo come influencer. Ah, vabbè. Cioè, è pure un imprenditore, un influencer, incredibile ragazzi, incredibile. Vabbè, possiamo tornare al TV man adesso. Siamo tornati sulla mappa di prima e adesso dovremmo aver cambiato morfa. Wow, ma sono fighissimo, sono tutto dorato, che bello. Mentre... Perché io sono così? Tu sei tutto bello, tutto... Io sono questo. Ma sei una testa con un cervellone. Vabbè, magari diventi più intelligente, che ti serve? Ma mi sento solo più stupido, dai andiamo. Ottimo ragazzi, buon lavoro. Ma non è ancora finita qua. Dovete superare l'ultima sfida. Sì, sono molto intelligente. Secondo me l'ultima sfida sarà un parkour. Sì, credo proprio di sì. Bravo! Come hai fatto ad indovinare? L'ultima sfida sarà un vero parkour! Dovete superarlo e lì sarete all'altezza! Muovetevi! Ma cavolo, Gigino, ma come hai fatto a indovinare? Vabbè, facciamo sto cavolo di parkour allora! Dobbiamo superare tutti questi schimidi! Easy per il boss! Io voglio diventare un TV man veloce! Wow. Voglio diventarlo anche io, Gigino! Non dobbiamo proprio farci per... Oh cavolo, qui è difficile! Okay, easy! Easy per il boss! Cos'è qua? Ma cos'è tutta lava? Ma poi ci sono cessi ovunque, ci sono quadri di cessi. Ma questo cos'è? Pizza? Pomodoro? Non lo so, non la voglio assaggiare. Sono morto. Ma che scarso, si vede che non sei all'altezza. Io sono 30x30 come vero pro player. Ovviamente, Gigino, non ti avevo detto che questa cosa la vinceva. Cioè, diventa figlio del TV man solo chi vince per primo. E qui bisogna scappare da tutti. Dai, aiutaci, gigante. Ma come gigante? Ma io sono morto
di nuovo! Giugino, ti ripeto, soltanto chi finisce per primo diventa figlio dello TV Man. Quindi. Tranquillo. Poi, tra l'altro, nella cosa di prima ero io il TV Man. Tu facevi un po' cagare. Già ti odia, secondo me. Ma io sono un cervellone, però, io posso dare una mano. Sì, tanto io ti saluto. Sayonara! Ma non sei morto neanche una volta! 0-0. Questo è quando uno è forte ed è un pro player. Guarda, sono dritto per dritto. E qui c'è un contratto. What? Guarda che ti sono dietro e ti ho visto in lontananza. Vabbè, tanto il tempo che arrivi qua, già sono nell'altra mappa a finirla. Aspetta che qua ci arrivo, secondo me. No, non ci arrivo più. Ok, mi metto qua, perfetto. Okay. Mamma mia, non muoio mai. Neanch'io, neanche adesso sto proprio tryhardando come una cipolla. Ma perché qua c'è... Ma cos'è questo cane che ti fa il side dai? Ma, oh cavolo, ci sta uno schemi di toilet glitch che mi vuole ammazzare. Ma il militare non era così veloce, scusa, è velocissimo. Ma infatti, è tutto dopato. Non male, non cavolo, male. Cavolo, cavolo. Ok, sono nascosto. Ok, ok, sono ancora avanti, Gigino. Certo, vai, questa cosa via. È stata troppo facile per me. Diciamo che sono in un labirinto con dei quadri di gatti pieni di schemi di toilet che mi seguono. Io sto per essere preso. Ok, ci sono. Sti sto arrivando, Max Randa. Pezzo di fango. La mia regola è sempre andare a destra. Sempre. Infatti io così l'ho trovata l'uscita. Dai, do questo aiutino. Oh madonna, quanto è brutto questo. Trovata. E ora cos'è questa cosa tutta dritta? Mi sembra strano. Cioè non ci credo, già. Mi sa che sono arrivato un boss. Come un boss? Ma io sono ancora all'inizio. Aiuta. Spara, capo finale dei bagni. Ma tu come fai? Tu stai usando qualche hack strana comunque, eh? Ma semplicemente sono il migliore in circolazione. Sono la persona adatta ad essere il figlio del TV Man. Sconfiggerò io gli schivi toilet come sto sconfiggendo anche lui, l'istrutto. Ma scusa, no. Il piano di diventare suo figlio era mio. Perché adesso lo stai diventando tu? Non lo so, ma qua c'è scritto che ho vinto. Per ora. Io non so perché ci sia scritto per ora. Però ho vinto, Gino. Ho vinto, mi dispiace, ma... Io sono nel boss anch'io. No, mi dispiace, ma ho vinto io. No, ma sei sicuro? Perché io... No, ho vinto. Oh, Max ha vinto! Mentre Gigino è ancora lì che combatte. Io voglio solo i migliori, solo l'elite. Max, benvenuto in famiglia. Sì, godo! Gigino, mi dispiace, ma non saremo fratelli, meno male. Te la farò pagare. Adesso ti farò un dissing su Instagram. Basta. Oh, porca miseria. Seguiteci entrambi per vedere questo dissing. Sono curioso di vederlo anch'io. Ciao.